siate ribelli per giusta causa. Erano storia e geografia, perché mi permettevano di spiazzare con la fantasia, con la geografia, a vedere luoghi lontani che magari avevo letto nei libri d'avventure, no? Le Indie, i mari di pirati, le avventure di Tom Mix, le steppe, i racconti di Gogol che già leggevo. E poi la storia, perché mi portava nei tempi lontani, così, non so, Carlo Magno, Alessandro di Macedone, Giulio Cesare, Garibaldi. Poi, a parte questo, a scuola ci insegnavano tutto quello che il regime imponeva, no? Perciò credere, obbedire e combattere. Obbedienza cieca, pronta e assoluta. Poi mi insegnavano anche cultura militare. Ci insegnavano il moschetto, ci insegnavano le armi, addirittura l'organico dell'esercito. Mi insegnavano a sparare. E quando avevo 15 anni ero bravo, perché sparavo, facevo centro. Facevo le gare di sci ed ero bravo facendo le gare di marcia e tiro. Perciò ci avevano educato con questo spirito, non ci avevano insegnato a dire no. È questo che dico sempre ai ragazzi di oggi: imparate a dire no qualche volta. Nessuno ci aveva detto di dire no, ci insegnavano sempre, dicevano sempre che dovevamo obbedire. Questo è il nostro dramma. E poi ci siamo trovati in guerra e se n'è voluta per capire che eravamo dalla parte sbagliata, dopo campagna di Francia, campagna di Grecia e Russia. E quando si trattò di scegliere, fece 20 mesi di lager. E quel che dico sempre io ai ragazzi, vedete, dovete imparare a dire di no, ma non dire di no per non mettere un paio di scarpe o per non mangiare tale cosa che non vi piace, eccetera. Dovete dire di no alle cose che sono contrarie alla vostra coscienza.